Ciao ragazze, eccomi qui. Oggi non andrò a fare un tutorial, ma come vedete ho messo qua dei fiorellini di diverse dimensioni, tra cui una rosellina, questa tipologia di fiore, spero che riusciate a vedere, e un'altra diciamo rosa più grande, e una pallina di pasta. Allora, ci tenevo a fare questo tutorial perché volevo farvi vedere come poter riutilizzare del film di scarto, come si vede appunto qui, e riutilizzarlo per fare degli stampi casarecci, molto casalinghi. Dopodiché vi farò anche vedere il miglior modo per utilizzare stampi casarecci. E adesso cosa andiamo a fare? Prendiamo un po' di prodotto, chiaramente come vedete. Non l'ho mischiato per fare un colore unico perché non mi interessa. Faccio una pallina. Così. Ok. Ne faccio altre. Visto che farò tre stampi, tre palline. Questa un po' piccolina. E dopo aver fatto queste benedette palline, cosa andiamo a fare? Prendiamo l'oggetto di cui vogliamo creare uno stampo. In questo caso facciamo la rosellina, per esempio. Prendo la pasta, la appiattisco un pochino. Prendo la nostra rosellina e semplicemente la imprimo all'interno della nostra pasta. Lascio un attimo in pausa, diciamo. Prendo intanto un'altra pasta. Anche qui la appiattisco un po'. Prendo il nostro fiorellino e lo imprimo dentro la pasta. Ecco qua. E adesso l'ultimo. Io mi sa che ho lasciato il pezzo più piccolo per quello più grosso. Vabbè. Anche qui. Con una pressione la mettiamo all'interno della pasta e infatti vedete che mi si è rotta sotto perché c'è un po' poca pasta per questo qui, quindi la lascio rotonda anziché appiattirla e vado direttamente. Ok, adesso dovrebbe essere fatto. Ok, sì, perfetto. La lavoro ancora un po' e voilà. Adesso andiamo ad estrarre la nostra rosellina. Molto delicatamente. Se volete potete anche metterlo magari in frigo, se volete essere più sicuri. Ecco qua, come vedete ho estratto la nostra rosellina. Vedete che all'interno si è formato lo stampo. Adesso estraiamo questo. Anche qua ce lo stiamo. Ecco qua. Vado a tirarlo via dallo stampo. E voilà. E adesso l'ultimo. Anche qui lo tiro via molto 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 lentamente. Eccoci. E abbiamo fatto tre stampini. Ok? Eccoli qua. Adesso andiamo a cuocerli e una volta che sono cotti, come nel fimo normale, chiaramente, perché è fimo, vi farò vedere come fare lo stampino in questione. Eccoci qua. Allora, ragazzi, come vedete, gli stampini sono cotti. Ok? Adesso per farvi vedere come utilizzarli al meglio, prendete un po' di pasta. Andrò a fare questo per primo. Quello che vi serve è anche un po' di carta come questa, pellicola. Fate una pallina come fate per qualsiasi stampo. Applicate sopra questa carta. Adesso ne ho presa un po' poca. E andate semplicemente a pigiare.
tenendo la carta, la pellicola trasparente tra lo stampino e il vostro fimo. Quando alzate, vedete che lo stampino si è formato. Adesso chiaramente non ve lo sto facendo benissimo, però il procedimento è questo. Ed è il miglior modo per utilizzare gli stampi fatti in fimo, vedete? Possiamo provare a farne un'altra. Non so, ecco la rosellina. Potete anche andare direttamente con il fimo sopra lo stampo, eh? Vedete che esce lo stampo comunque. Però rischiate che vi si attacchi il fimo allo stampino. Per questo vi consiglio di utilizzare la pellicola. Perché così riuscite anche a schiacciare di più, insomma, ecco, a far uscire proprio lo stampo come volete. E invece non potete rischiare di schiacciare troppo, perché essendo che questo non potete chiaramente piegarlo per far uscire la pasta, vi rimarrebbe incastrata all'interno e andando avanti col tempo si rovinerebbe, insomma, no? Tutto qua. Naturalmente, certo, non sono stampini dello stesso calibro che se li fareste in pasta quella apposita, questo è normale, insomma, ecco, perché comunque sia sono rigidi, perché comunque sia lo stampo magari non risulta proprio perfetto, eccetera, eccetera. Però era giusto per farvi vedere che volendo, se proprio c'è una cosa che volete, di cui volete fare lo stampo e a quel momento non avete della gomma magica, o come si chiama poi, no, ruba forma, ecco, ruba forma, potete anche eventualmente utilizzare questo metodo con della pasta di scarto. Io spero che il video in qualche modo vi sia stato utile, intanto vi do un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!